Quello che facciamo oggi è un racconto su quello che è l'utilizzo della rosa nel giardino, perché la rosa è, diciamo, una forma arbustiva, è una forma rampicante. La rosa ha tante soluzioni che possono occupare i vari tasselli che riguardano l'eleganza e la bellezza del giardino. La rosa sul marciapiede è un utilizzo importante. Ora, ci sono tantissime varietà di rose che riescono a dare, come dire, un effetto superiore ad altre varietà. Quindi si tratta di stabilire le varietà giuste per coprire questo muro, partendo ovviamente o dalla classica finestrella ricavata nel marciapiede, oppure con delle soluzioni alternative che adesso andremo a vedere. Questa che vediamo nell'immagine è la soluzione, diciamo, quella più logica, cioè quella che prevede la finestrella nel marciapiede. Quindi questa è la rosa Alberic Barbier. Questo, guardate il dettaglio del fiore, quindi, come vi dicevo, una rosa col classico fiore di peonia. La rosa nella recinzione è un altro aspetto importante nel decoro del giardino, e questa è un'altra immagine che vede una schiera di rose coltivate con questo criterio. Questa è una rosa che si adatta a questa soluzione. La vedete appoggiata alla recinzione, pienissima di fiori, ed è la rosa cocktail. La rosa cocktail è una delle poche varietà che sono praticamente in fiore quasi tutto il periodo della vegetazione estiva. Un altro utilizzo importante è quello della rosa ricadente. E quindi la rosa ricadente a questi muri conferisce sempre un aspetto molto, ma molto decorativo. In questo caso è la rosa Alistair Sterla Grey. La rosa che parte dall'interno scende e ricade. Quindi, dovendo trattare una rosa ricadente, sicuramente la rosa Madame Alfred Carrier è da segnare nel taccuino. Qui la vediamo nel dettaglio, il particolare del fiore. La siepe mista è un altro di quegli elementi, diciamo, decorativi del giardino. Qui la vediamo, è una siepe mista a ridosso di una parete. Qui probabilmente si voleva chiudere questa parete di muro di sasso, di pietra, con una miscela che dà l'idea del giardino naturale. E questa è un'altra siepe mista, bassa. In questo caso è la classica siepe che chiude il giardino, il percorso stradale, diciamo, che introduce probabilmente all'abitazione o comunque al giardino. Un'altra rosa interessante per l'utilizzo nelle siepe miste è la rosa Sinensis mutabilis. Questa è ancora una bordura, quindi bordura davanti, border, siepe mista alle spalle, che io credo sia una delle soluzioni migliori quando si decide di chiudere un giardino: la bordura, la siepe mista. Quindi abbondanza di fiori di colori durante tutto il periodo della vegetazione, dalla primavera all'autunno inoltrato fino all'inverno. Soluzioni che consentono di esprimere la loro bellezza a piante come sono le erbacce perenni. In questi casi abbiamo i geranium, abbiamo Emerocallis stella d'oro, e poi di dietro abbiamo una bellissima rosa a cespuglio con una forma sarmentosa, che ancora una volta è una rosa di Meillant. Nel prossimo videocorso, che tratterà sempre l'utilizzo del giardino, della rosa nel giardino, che sono tanti questi utilizzi, andremo a parlare della rosa nella bordura, perché le bordure, il classico border in inglese, lì la rosa è importantissima. Andremo a parlare della rosa nell'arco, la rosa sui pali. Abbiamo questi pali molto spesso che sono il telefono, l'elettricità, eccetera, da mascherare. La rosa nell'aiuola, la rosa sul cancello, la rosa sul muro, la rosa nella pergola. Quindi gli argomenti sono infiniti, e lì tratteremo le varietà specifiche che si adattano a quell'utilizzo.